Salve e benvenuti sul mio canale. Oggi vi farò un video tutorial per insegnarvi a utilizzare un nuovo filato che ho preso, questo che contiene all'interno già delle paillette. Vedete, ci sono delle piccole paillettine ogni tanto. Adesso sul bianco non si vede, bisognerebbe, ecco, qui ce n'è una. Vediamo se ve le faccio vedere in mano. Ecco, vedete che ci sono le paillette, ogni tanto che ci sono queste piccole paillette, e il filo è questo. Qui si vede infatti che meglio brilla. Lavorato da solo questo filo non è possibile utilizzarlo. Io quindi l'ho abbinato a un filo nero che gli dà un pochino di consistenza, quindi dà la possibilità di fare una lavorazione corretta. Scusate, ma allargo un po', ecco, la visuale, perché se no non vedete niente. Per cui io mi sono già realizzata il mio, diciamo, la mia struttura per fare quello che sto facendo dall'altra parte, che è un orecchino con dei cristalli misti blu e rosa. In questo caso io ho utilizzato sempre la tecnica di fare la maglia bassa e prendere i cristalli, ma invece che tre cristalli ne ho preso due, e poi a un certo punto dell'orecchino ho girato, cioè ho invertito cristalli blu con cristalli rosa, e ho ricominciato con un altro col colore inverso. Cioè praticamente in questa maniera ottengo che un po' da una parte e un po' dall'altra c'è il colore blu e rosa. Ora la base dell'orecchino fatta con questo materiale è semplicissima. Allora fate 7 o 8 punti a seconda anche del vostro della vostra mano, però utilizzate un uncinetto più grande da 3,5, no scusate, non è questo, ho sbagliato uncinetto, ecco questo uncinetto, che è da 2,25, perché la maglia è un pochino più grande. Poi, quando avete fatto il cerchietto, questo lo chiudete con una maglia bassissima col solo sistema. Poi io ho fatto tutto un giro di maglie basse all'interno del cerchietto, solito sistema che uso normalmente quando faccio questi orecchini. Poi ho fatto un giro di maglie basse sopra quelle che ho già fatto per entrare nel cerchietto, e piano piano mi sono andata a fare un terzo giro di maglie basse, però per ogni maglia bassa ne ho fatte due, quindi ho fatto un aumento per ogni maglia. Arrivata a questo punto ho cominciato a fare gli archetti, quindi ho fatto tre maglie, ho fatto un archetto, sono entrata nella maglia, ne ho saltata una in quella successiva, ho fatto l'archetto, 3 catenelle, entro nella maglia successiva, ne salto una, 3 catenelle, entro nella maglia successiva, ne salto una. Finito tutto il giro, ho fatto per ogni archetto, come vedete, 3 maglie basse, quindi una catenella per distanziare, entro nell'archetto, faccio 3 maglie basse, una catenella, entro nell'archetto, 3 maglie basse, e vado avanti così. Alla fine ho fatto un giro di maglie basse per chiudere il giro. Poi ho tagliato la parte del filo questo, perché non è possibile utilizzarlo per infilarci i cristalli, e come avete visto come ho fatto qua, e ho infilato i cristalli utilizzando soltanto il filo nero, quindi praticamente l'orecchino risulta così. Se volete potete anche fare orecchini semplicemente senza cristalli, perché comunque brillano, ma diciamo hanno una brillantezza che si vede e non si vede, dipende anche dai gusti delle persone. Io lo preferisco con l'inserzione di cristalli. Poi io adesso in questo caso ho utilizzato i cristalli, ma se avete delle perline nere stanno bellissimo, se avete dei cristalli neri stanno benissimo, potete abbinare il colore che vi piace di più, anche dei cristalli color oro eccetera. Quindi questa è la lavorazione che volevo farvi vedere di oggi con il nuovo filato, che è questo qui. Quindi mi raccomando, seguitemi, perché faccio quasi tutti i giorni tutorial, e così imparate nuove cose e nuovi materiali da utilizzare. Vi ringrazio, iscrivetevi al canale come sempre, e ci vediamo alla prossima.